Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere come crimpare un connettore BNC con una piccola variante che vedremo più avanti. Il connettore maschio volante BNC a crimpare solitamente è composto da tre elementi: il connettore maschio, il cilindro a crimpatura e l'elemento centrale. Badate bene, non esiste un modello unico, il connettore BNC deve essere appropriato al tipo di cavo usato. Per non farvi buttare via cavo inutilmente, vi mostro la misura che dovete mantenere per rimuovere la guaina. Tenete 18 mm come misura standard. Durante il taglio fate attenzione alla pressione per non tagliare la calza sottostante. Dopo la rimozione della guaina, tagliare parte della calza a metà come mostrato nel video. Adesso procediamo con il taglio della seconda guaina di isolamento per scoprire l'anima. Anche in questo caso fate attenzione alla pressione del taglio per non spezzarla. Ora procediamo con l'inserimento del perno centrale per una procedura alternativa alla crimpatura che utilizzo normalmente. Utilizziamo un saldatore a stagno per unire perno centrale e anima conduttore, per avere una migliore resa sia dal punto di vista di resistenza meccanica che di precisione del segnale. Finito, il risultato è assolutamente perfetto. Adesso procediamo con l'inserimento del cilindro per la crimpatura finale. Infine, inseriamo anche il connettore maschio facendo molta attenzione che nessun filetto della calza rimanga nel mezzo tra la guaina e l'interno del corpo del connettore, onde evitare corti sul segnale. Chiudiamo il cilindro coprendo tutta la parte scoperta e, tramite una speciale pinza per BNC, andiamo a crimpare il connettore. Perfetto, il nostro connettore BNC è stato crimpato correttamente. Facciamo successivamente un test di tiraggio come prova di affidabilità e resistenza. Per completare l'opera ho utilizzato una serigrafia su PVC con guaina termorestringente per identificare il cavo e per avere una maggiore protezione in fase di sgancio e innesto. A voi libera scelta su cosa scrivere. Siamo giunti alla fine del filmato, spero vi sia stato utile. Il mio canale è pieno di video tutorials, se vi è piaciuto questo filmato vi suggerisco l'iscrizione al mio canale e la continuazione per la visione di altri miei video. Grazie per la visione.